Allora, sono qua con questo disegno, ok, di un ragazzo e oggettivamente non mi è mai capitato che quando faccio la sezione il taglio qua ce l'ho di qua, no? Allora, caspita, c'è qualcosa di strano e non capivo, no? Poi perché c'erano queste linee nascoste e allora io non so, le avevo viste linee continue, non so, e a questo punto non ho capito che questo invece era con la vista sotto, perché tutti me la fanno con la vista davanti e allora dopo viene in automatico tutta la vista. Invece lui me l'ha fatto con la vista sotto. Ecco perché poi mi ha messo le linee nascoste. Infatti gli ho scritto: se non servono devi togliere queste linee nascoste. Ok. E allora vado qui e come si dice, vado a vedere, ok, schiacciando qua. E oggettivamente mi accorgo che è sotto. Sì, beh, ho dovuto pensare un attimo perché non riuscivo. Perché di fatto io ho fatto questo qua, ho cancellato, ho detto: ma che strano, ma c'è qualcosa di stranissimo. E sono andato a rifare. Adesso l'ho fatta male. E allora mi accorgo, adesso è giusto che è giù. Allora lui cos'è che è andato a fare? Adesso torno indietro. Si è accorto che c'era qualcosa che non andava. Non so perché ha guardato i compagni, non so, è riuscito a copiare da cosa lui dice, caspita, ma non si è accorto che lui l'aveva messa sotto. Non lo so come ha ragionato. Allora cosa è andato a fare? È andato a ruotare. Se io vado qui, lui è andato a ruotare di 180 gradi da vista. Ma porca vacca. Ok, però è lampante, dopo magari uno ha fretta e così via, allora non vede, però è lampante come subito dopo uno, vabbè che io ho guardato il PDF, però dopo questo c'è qualcosa che non torna. Poi ripeto, la prima volta che mi succede che magari ho detto all'inizio sbagliato, però non mi ero accorto che qua oggettivamente lui ha sbagliato e qua guarda il fondo, non ha senso mettere il fondo lì. Vabbè, vabbè. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.